e sono 5 terrazzamenti fatti con pietre piuttosto pesanti da mettere, non medievali, perché non è nel tipo di muratura né la stazza tipica delle costruzioni medievali. Non si sa né la loro funzione né l'origine, infatti poi c'è tutta una serie di leggende. Allora, come funziona? Se uno comincia a meditarci sopra, si accorge subito che terrazzamenti per coltivi è impossibile, si tratta di tutto. Non serve, cioè, si doveva fare qualcosa di meglio, poi orientati neanche bene dal punto di vista dell'insolazione, eccetera. Un'altra cosa, le leggende ci dicono, se non è una quella principale, che qui ci stava un tizio, in epoca imprecisata, non si sa quando, che li ha costruiti, e imponeva a chiunque passava di qui di posizionare una pietra. E poi, allora, la documentazione storica che un po' si trova nel archivio parrocchiale di Brembilla, che è il paese poi che sta in fondo, cita queste muraglie in un documento del 1400, per una questione di divisione di confini, per cui ci sono. Quindi 1400 c'erano, e questa è divertente perché la tipa, l'attuale sovrintendente, la sovrintendenza archeologica della Lombardia, venne qui ai tempi in cui stava studiando, quindi di 10 anni fa, trovò un coccio infilato in mezzo lì, che era un pezzettino di ceramica del 1700, li dichiarò costruito nel 1700, nel XVIII secolo. Se avesse solo letto, che poi magari il medioevo di questa regina longobarda che va a rifugiarsi là sopra, poi ne combina un po' di tutti i colori, per cui la pioggia di fuoco gli distrugge l'esercito, il palazzo, tutto. Chiaramente qui leggende, ma documentazione nulla. Un'altra cosa interessante è la cascina qui sotto, che si chiama Casa Marta, e perché lì è documentato un altare, un'ara romana dedicata al dio Marte. Quando l'hanno restaurata, gli operai hanno trovato scheletri sotto, che hanno preso e hanno buttato giù per la valle, per evitare che i lavori venissero interrotti, l'emergenza archeologica. Per cui questi rappresentano ancora un enigma dal punto di vista della classificazione. Allora, sulla tipologia dei muri, per esempio, può essere lui che è più esperto di me, visto che lui è un uomo di vanga, nel senso che fa gli scavi, e per cui vi può dare qualche valutazione. Gli esperti di muri, Cruta compreso, fra l'altro, che passò di qui nel 98, e fecero notare che se voi togliete un masso gli altri non cadono, perché sono messi, al di là delle zeppe poi che sono state messe dentro per un masso e l'altro, sono messi in mente natale da essere sfasati. Quindi questo scarta l'origine medievale. Muri così li facevano dall'età del bronzo a tutta l'età del ferro. Ovviamente l'origine moderna lasciamo perdere, non c'è un residuo antropico 1, 0, poi magari sotto c'è di tutto, scavi sono stati fatti. Ci sono i resti di una sorgente su, che è secca perché il ruscelletto è stato captato per l'acquedotto di Zogno, che però mostra ancora la traccia di erosione, e anche quella ha la struttura triangolare che è allineata, quindi adesso la cerchiamo, sarà in mezzo alla vegetazione ormai, andiamo venire qui col macello. Ecco, per il resto, e questo è tutto quello che si sa, per cui come luogo sacro potrebbe anche funzionare, un luogo sacro protostorico sì. Come luogo fortificato no, perché qui voglio dire potete rintanarvi sperando nella difesa, vi attaccano da sopra, il suo problema. Ed è messo bene dal punto di vista astronomico. La cosa interessante, che è quella che poi infatti vi ho aperto anche prima, che là in fondo, proprio sulla collinetta che viene giù, c'è quest'altro luogo fortificato, che è il giro di Cranetto, dove lì ci sono gli scavi, è stata trovata la ceramica protostorica, c'è ancora la cinta muraria. E anche il nome chiaramente richiama la fortezza celtica, la fortezza degli Orobi. Qualcuno andava dicendo fortezza degli Ubi, perché il paese sotto si chiama Ubiare.
So che gli Ubi sono la popolazione germanica che sarà tutta da parte, insomma, abbondantemente evitati dagli archeastronomi per la difficoltà dei calcoli. Ed è fra l'altro una dei settori che stiamo esplorando con lei. Ma sono tutte allineate queste finestre? Oh no. Ma Gaspani dice di sì. C'è il Monte Cala all'Overe. Ecco. È fatto uguale. C'è Coso, al muro del diavolo, Arvenolo, che è fatto uguale anche quello, ma anche quello addirittura più come struttura. Ci sono le strutture di Monte Crestese, per cui costruzioni dell'età del ferro di questo tipo ce n'è in giro documentate. Tante. Quelle addirittura hanno le camere dentro. Infatti. E quelle di Monte Crestese. Fatto, ho l'articolo, ho scritto su quelle. Poi glielo mando. Sì, grazie. Come altare. Secondo me non lo fanno. No, più appunto. Anche perché se dovessero interessarsi a questa zona non lo farebbero sicuramente per valorizzare il luogo dal punto di vista archeologico. Beh, ci costruirebbero.